In my mind, I'm gone to Carolina. Can't you see the sunshine? Can't you just feel the moonshine? Maybe just like a friend of mine to hit me from behind. Yes, I'm gone to Carolina in my mind. Abbiamo scelto quella forma, rotonda. Questa rotonda c'è un simbolico dalla parte di un'azione di governo giapponese, e poi il palazzetto di sport multifunzionale, e poi soprattutto devo dire qua noi avevamo fatto a livello progettuale una specie di collaborazione italo-giapponese, cioè noi qua progetto utilizziamo istoratore prodotto giapponese, cioè proprio tecnologia giapponese. Voi siete anche in Italia, c'è cioè un paese di sismico, quindi sappiamo bene che voi avete grande tecnologia italiana per antisismico, però con quell'occasione di donazione noi abbiamo sviluppato questo progetto utilizzando un prodotto giapponese come isolatore, un prodotto molto più avanzato in questo momento in Giappone. Nostra collaborazione, abbiamo uno studio grosso giapponese, si chiama Orimoto, che ha fatto tutto calcolo strutturale quello antisismico, in più in collaborazione del nostro ingegnere Marco Barone, che hanno stabilito tutto normativa italiana con questo progetto. Quindi, credo l'unico progetto che esiste in Italia utilizzando tecnologia italiana e giapponese. Say I'm going, going, I'm gone to Carolina in my mind. With a holy host of all. Le caratteristiche della struttura, un edificio come ha già anticipato l'architetto di Vachiri, che si presta ad una flessibilità nel proprio utilizzo, questo grazie all'impianto circolare e alla presenza di una parte di tribune centrali che saranno del tipo retratti. Questo permette nella gestione fuori da quelle che sono le attività sportive di poter utilizzare la struttura diciamo nel pieno in maniera più completa possibile. Diciamo questo qua permesso grazie anche all'accesso diretto al parterre da quattro varchi che saranno collocati in posizione mediana sugli assi della circonferenza, e questo appunto permette l'accesso diretto al di fuori di quelle che sono le attività sportive. Diciamo che tornando un po' a descrivere il palazzetto dello sport, possiamo dire che ha 1000 posti tutti a sedere, e le attività sportive che saranno omologate una volta terminato l'intervento sono la pallacanestro, la pallavolo e il calcio a 5. In alcune situazioni si terrà anche un'omologazione di tipo internazionale. Diciamo che per dare alcuni numeri del palazzetto, avrà un'altezza superiore ai 13 metri e sarà suddiviso, questi 1000 spettatori saranno suddivisi in quattro vettori che saranno contrapposti. Tutte le aree, tutte le funzioni di supporto all'attività sportiva sono state individuate al di sotto delle tribune, per cui troveremo quattro diversi spogliatoi, due per gli ospiti e due per i locali, questo per dar vita, qualora esistano dei tornei, ad una turnazione, ad una continuità dell'attività sportiva. I lavori come sono iniziati, vorrei precisare che il tutto è supportato da una sistemazione delle aree esterne attraverso una viabilità anulare sulla quale troveranno posto 150 posti auto e poi una separazione di posti per direttamente accessibili e fruibili da parte degli atleti e da parte dei commissari di gara.
per cui ci saranno due ingressi preferenziali, uno per il pubblico e l'altro per gli atleti. Questi saranno 150 posti per le auto, diciamo, del pubblico e circa 20 posti per le attività, diciamo, per i diretti gli atleti. L'inizio dei lavori è stato dato l'11 luglio del 2014, la fine dei lavori della prima parte strutturale e, diciamo, di copertura dell'edificio nonché di tamponatura delle pareti è prevista per il 31 agosto 2015. Auspico che questo palazzetto dello sport possa essere il simbolo dell'amicizia tra Italia e Giappone e delle speranze future per tutti i cittadini dell'Aquila e mi auguro che quante più persone potranno utilizzare questo palazzetto dello sport e potranno avere consapevolezza dell'amicizia tra Giappone e Italia attraverso questa struttura. Won't you dance with me?